Buongiorno, bentornati alla parte numero 2 della puntata di G-Sport di Adorado Vigero d'Est Ero di un'Università Radio. Andiamo a prevedere tutto invece della prima parte che ci sono delle notizie, nella seconda parte vi dico i risultati e delle programmazioni. Andiamo subito a vedere i risultati, prima di tutto, di calcio dove gli anticipi sono finiti della Serie B con Pescara. Cotone su 0 a 3, vittoria invece del Francoforte sull'Hertha Berlin per 2 a 1 sulla Bundesliga, e vittoria di Cinquina contro il Real Betis nella Liga Spagnola. Andiamo invece a vedere nella Serie A, anticipi Serie A che hanno finito con la vittoria del Juventus per 2 a 0 contro la Spal, vittoria del 3 a 1 sulla Sampdoria dell'Inter. Invece il Sassuolo ha perso 1-4 in casa contro l'Atalanta. Andiamo invece a vedere la Premier League, dove Self contro Liverpool ha vinto il Liverpool per 1-0, pareggio di 2-2 per Bournemouth e West Ham e anche per Aston Villa e Brody. Invece vittoria per Chelsea per 2-0 su Brighton, vittoria anche del Crystal Palace 2-0 su New City. Invece Tottenham ha vinto 2-1 sul Southampton, vittoria anche del Wolves contro Watford per 2-0, vittoria in trasferta del Manchester City contro l'Everton per 1-3. Andiamo a vedere la Serie B, dove il Frosinone ha pareggiato 1-1 contro Cosenza, perdita per la Juve Stabia che è ultima in classifica contro il Cittadella per 1-0, vittoria del pareggio scusate Venezia contro Pisa 1-1. Vittoria invece per l'Empoli, che adesso è capitolina nella Serie B cadetto per 3-0 contro il Perugia. Andiamo invece a vedere i risultati della Bundesliga, dove Asburgo ha perso 3-0 contro Bayer Leverkusen, vittoria anche in trasferta per Borussia Mönchengladbach contro l'Hoffenheim per 3-0, vittoria in trasferta ricca di trasferte nella Bundesliga come quella della Wolfsburg, vittoria per 1-0 contro Mainz. Bayern Monaco ha sofferto un po', ma ha vinto per 3-2 contro Paderborn. Lipsia ha perso invece 1-3 contro Schalke 04 e pareggio invece tra Borussia Dortmund e Werder Bremen per 2-2. Liga spagnola, andiamo a vedere: l'Atletico Bilbao ha perso 1-0 contro Valencia, Getafe ha perso 2-0 contro Barcellona, il Granada invece ha vinto 1-0 contro le Gans, invece reti bianche per nel derby madrileno tra Atletico Madrid e Real Madrid. Andiamo a vedere i risultati di ieri della Serie A, dove la Napoli ha vinto 2-1 contro Brescia, vittoria della Lazio per 4-0 contro Genoa, vittoria per la Roma a Lecce per 1-0, vittoria dell'Udinese contro Bologna 1-0, pareggio invece tra Cagliari e Hellas Verona 1-1 e finita anche la perdita invece del Milan che ha perso in casa in 10 per 1-3 contro la Fiorentina. Invece nel posticipo della Premier League 5-0 del Newcastle su Newcastle. Andiamo invece a vedere la Serie B. Benevento ha pareggiato 1-1 contro il Virtus Entella, pareggio che è stato di 11 contro 9 del Chievo Verona contro Pordenone. La Spezia ha perso per 2-4 contro Trapani e vittoria per la Salernitana in trasferta contro Livorno per 2-3. Andiamo a vedere anche la Triestina che ha vinto in trasferta per 1-2 contro il Pesaro nella Serie C del gruppo B. Andiamo invece a vedere la Bundesliga dove Düsseldorf ha perso 1-2 contro Friburgo e il Colonia ha perso per 0-4 contro Hertha Berlin. Andiamo a vedere invece la Liga Spagnola dove l'Espagnol ha perso 2-0 contro la Valois, vittoria dell'Eibar contro il Sedevico per 2-0. Vittoria anche per Deportivo Alaves per 2-0 contro il Mallorca, pareggio dell'1-1 tra Levante e Osasuna, vittoria anche del Siviglia contro la Sociedad per 3-2. Andiamo a vedere invece nella Formula 1, come ben sapete, c'è una grande novità, ha vinto Hamilton davanti a Bottas e terzo Leclerc, out invece per Vettel per la rottura del motore, quarto Verstappen. Andiamo invece a vedere altre notizie come quella del secondo posto per Trentin,
davanti, dietro al campione mondiale Van der Boel. Andiamo invece a vedere risultati di Serie A di basket, seconda giornata, dove Pallacanestro Trieste ha perso contro Parigi per 30 punti di distanza di ben 62 a 92. Invece il rugby, dove la Coppa del Mondo Rugby, l'Australia ha perso contro il Galles per 25-29, e invece la Georgia ha vinto contro l'Uruguay per 33 a 7. Andiamo a vedere invece, ah sì, scusate, il campione, il danese Bedenders dietro era Trentin, scusate, ho sbagliato. E invece il mondiale di atletica, e invece andiamo a vedere la finale, che è stata la gara finale, seconda della Francia, ed è campione del mondo per la quinta volta di fila il britannico Joan Rea. Andiamo invece a vedere le programmazioni per stasera, come quella del posticipo di Serie A, sesta giornata tra Parma e Torino alle 20:45. Alle 21 ci sarà anche la Serie B della sesta giornata tra Cremonese e Ascoli alle ore 21. Nella Premier League posticipo anche della Premier League per Manchester United e Arsenal alle ore 21. E poi anche andiamo a vedere che la Coppa del Mondo Rugby è stata giocata, perché si sta giocando a Tokyo Mondiali. La Scozia ha vinto per 34 a 0 contro le isole Samoa. Invece andiamo un po' a vedere, in questo momento ci sono l'atletica, modelli atletica e il lancio femminile, il giavellotto, qualificazioni. Poi per il resto, tutta la giornata ci saranno anche lancio del disco maschile 5.000 metri, maschile 400 metri ostacoli, salto in alto, 3.000 siepi, 800 femminile, maschile 110 ostacoli, le batterie, 400 metri batterie, 200 metri batterie, maschile 200 metri semifinali. Andiamo invece a vedere le programmazioni per domani, che sono le partite di Champions League, che si giocheranno alle ore 18:55. Andiamo subito a vedere, e sono queste le partite di Champions League. Alle 18:45 sarà del gruppo A Real Madrid contro Bruges, poi l'Atalanta che giocherà contro Sanadonis nel gruppo C al Reggio Emilia, che giocherà. E invece andiamo a vedere le partite delle ore 21, saranno Galatasaray contro Paris Saint-Germain alle ore 21, gruppo B invece alle ore 21 Stella Rossa contro Olympiacos e Tottenham contro Bayern Monaco. Nel gruppo C, a parte l'Atalanta come ho detto prima, c'è alle ore 21 Manchester City contro Dinamo Zagabria. Nel gruppo D la Juventus giocherà contro Bayer Leverkusen, e anche la stessa ora sarà l'Atletico Madrid in trasferta contro il Lokomotiv Mosca. Queste sono le partite e programmazioni per domani. Bene, da Albert Giordest, R1 Star Radio, vi ringrazio tutti voi e che dirvi buona inizio di settimana di sport e di calcio a tutti voi. Da Marco è tutto, mandi mandi, ciao ciao!